Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi porto con me in bici da corsa dopo un sacco di tempo che non ci vado. Quindi eccola qua la bicicletta, cambiata dall'ultima volta perché li ho montato su questi bellissimi coprimanubrio blu. Oggi voglio portarvi con me a scoprire quanti chilometri si possono fare con un livello di allenamento minimo, cioè bici solo il weekend con lei, con la Canyon. Quindi salita scialle e discesa in divertimento. Adesso 10 minuti di riscaldamento, poi si parte. Ragazzi, prima salita dell'anno in bicicletta da corsa. Papà l'affronta col 53 innestato. Appena iniziate sono già fuori giri. Comunque casco MTB sempre presente. Anche sulla bici da corsa. Si informa qua. Sta prendendo un largo, ma tanto io so che questa salita non si deve prendere veloce all'inizio, bisogna prenderla con la testa questa, non col fisico come sta facendo lui. Si è impiantato completamente. Tutto quello che ci aveva preso l'abbiamo recuperato con tre semplici. Hanno fatto un sacco di capire. Ah! E come avevo preannunciato, il papà è stato sorpassato e siamo arrivati in testa. Adesso si esta per l'acqua. Sì. Mi ha fatto un po' di riscaldamento, un po' di stretching, molto importante da fare lo stretching, ricordiamoci. La partenza sarà chiesetta di Paniga. E partenza, l'ha fatto. Adesso qua in laggiù abbastanza secchi. Partita la nostra oretta. Abbiamo fatto 8 km e mezzo di riscaldamento, 24 minuti, adesso 1 ora e 24, vediamo a che chilometraggio arriviamo. Ragazzi, abbiamo la prima informazione, i primi 5 chilometri li abbiamo percorsi in 9 minuti e 20. Facendo così, forse riesco a mantenere la media, riusciamo perché c'è anche il pa, a mantenere la media. Oddio, è la prima volta che vado largo qua, se no passo sempre nel prato. Cazzo, cazzo. Stavo dicendo, se continuiamo così riusciamo a mantenere una media di superiore ai 30 km in un'ora, penso. Ora io non so bene fare i conti, però scrivetemelo nei commenti se caso. E se il mio canale vi piace potete sempre iscrivervi schiacciando il mio fantastico logo e potete anche lasciare un bel like per supportare il canale. Fatti altri 5 km in 9:42. Ok, quindi siamo a 10 km in meno di 20 minuti, dovremmo stare nei 30 in un'ora. Adesso si va a 34 orari. Si sente già dal vivo le prime gocce goderecce. Un piccolo rallentamento obbligato sull'acqua. Ecco, altri 5 km in diretta, 9 minuti e 31 secondi. Buono direi, buono. Ci risentiremo più tardi. Aggiornamento della situazione, la pacca è finita, siamo girati, adesso c'è un bel po' di vento contrario, sarà difficile mantenere i 30. Il nuovo ponticello che c'è a Piantedo che collega, sì, che collega la ciclabile con Piantedo. Qua bisogna fare attenzione al legno perché potrebbe essere umido. Una bella passerella, devo dire. Adesso si ritorna sulla ciclabile. Porco cane, che vento che c'è. Di qua giusto? Oh. Sì. Sì, di qua. Ah! Ci risiamo, altro vento. 20 km fatti e gli ultimi 5 sono stati in 9:34. Fu! Una vacca! Ragazzi,
ragazzi, sta imperversando una tempesta sulla mia strada. Ah! Si cerca di portare a casa l'obiettivo, ma sarà dura, molto dura. Comunque, con il vento collabora, il ciclista sempre lavora. Altri 5 km, 10 minuti e 37. Ah, si fa sentire la stanchezza. Porco cane. Sono manca 5 km e 10 minuti esatti allo scadere dell'ora. Porco cane. C'è la salita qua, papà l'ho abbandonato. Ragazzi, non c'ho più i piedi, congelati completamente. Ah. Signore e signori, fatti 5 km, quindi ho finito i 30 km in meno di un'ora. Ah. 59 minuti mi sa, mi sono distrutto, mancano 30 secondi alla scattare dell'ora, è finita qua l'ora, 5 minuti di defaticamento, proprio blando blando, e si torna a casa. Comunque in totale, guardando il contachilometri con anche i minuti di riscaldamento, ho fatto 40 km in un'ora e 26 minuti. Non male, direi, non male. C'è molto margine di miglioramento, questo lo so. Bene ragazzi, il video è finito. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, in modo tale di rimanere sempre aggiornati. E noi ci vediamo in un prossimo video con una nuova avventura. Adesso devo andare a scongelare i piedi che sono congelati. Ciao ragazzi.